Lui quindi ha dichiarato di aversi la facoltà di non rispondere, che è pronto a collaborare con i medici per la ricostruzione di quanto avvenuto e basta, non ha fatto dichiarazioni di merito di nessun altro genere. Ippolito Zande Giacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti. Abbiamo ritenuto che l'utilità di questo incombente procedimentale fosse legata non tanto a sentire una persona che pacificamente è portatrice di grandi disagi, ma piuttosto a sottoporla nei tempi più solleciti a una perizia sull'imputabilità, sulla capacità di intendere e di volere. Il giudice delle indagini preliminari ha sciolto ogni riserva. Con procura e difesa, di comune accordo, hanno deciso di procedere per una necessaria perizia psichiatrica, incarico che dovrà svolgere il dottor Alberto Kirn, psichiatra e consulente tecnico del Tribunale di Treviso. Sono stato molto contento di questa corale visione, perché eravamo tutti d'intesa che quella è la strada, se si vuole fare le cose bene, da perseguire. Il 57enne, detenuto nel carcere di Treviso, è un uomo disperato, rammenta di aver ucciso la madre, ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell'omicidio. Amava la madre, la mia mamma che mi faceva tutto, mi accudiva, mi assisteva. Ha la consapevolezza dell'evento in cui lui era in uno stato quasi di mero strumento, non certo di coscienza e volontà.